qual è la posizione dei 5 Stelle che contestano la legge andando anche contro i propri interessi. Sì, questa legge, l'Italicum, è stata scritta per non farci vincere, oggi si potrebbe far vincere, alcuni dicono di sì, io penso di sì, non ci interessa perché fa perdere la democrazia, non può essere migliorata né togliendo un pezzo né aggiungendo un pezzo, deve essere cambiata. Noi portiamo una nostra proposta che si chiama Democratellum al centro i cittadini, perché ci sono le preferenze, perché i seggi rimangono dove i cittadini elettori vanno a votare. Nell'Italicum i voti vanno tutti a Roma e sono in pancia delle segreterie e dei capi di partito con le liste bloccate, con le pluricandidature. Questo è molto pericoloso, faremo di tutto per abbattere l'Italicum e la strada maestra è quella del no, della vittoria del no al referendum. Oggi però Di Maio dice cambiare la legge elettorale non è una priorità, è un modo per tenersi un po' una legge che tutto sommato appunto a voi non va così male. Ma guarda, Luigi ha perfettamente ragione, nel senso che è abbastanza fastidioso trovarci qua a dover ridiscutere ancora di regole di partito. Noi l'abbiamo fatta 2 anni fa la legge elettorale, non ce l'hanno mai neanche giudicata, votassero quella, siamo disposti anche a fare alcune modifiche, non siamo disposti a modificare l'Italicum perché è immodificabile. Quindi eventuali proposte correttive voi non le votereste? Io le rispondo dicendo: se le presentano in tavola un cibo avariato, un cibo avvelenato, e poi si presenta un cameriere che le aggiunge dello zucchero, le aggiunge un'altra pietanza, lei che fa? Se lo mangia? Io ti dico sinceramente che non lo voglio assaggiare questo tipo. Poi è ovvio che se lei mi domanda le preferenze sono meglio, sì certo sono meglio, però alla fine io mi prendo solo le preferenze e mi mangio quell'ingrediente, non lo metto insieme all'Italicum.